per confermarsi al primo posto, per continuare a correre, per ribadire i progressi di un Milan in costante ascesa. Dopo due vittorie consecutive, le ragazze di Mr. Guns cercano il terzo successo in altrettante giornate, questa volta contro il Pink Bari. Dal centro sportivo Vismara un caloroso benvenuto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia e Roberta Antignozzi. Attenzione a Grimshaw, il cross in mezzo al pallone che è pericoloso potenzialmente, ma è ancora vivo con Tuccieri Cimini, il traversone dentro e arriva il gol di Valentina Giacinti che riesce a realizzare il primo gol in questo campionato, il minuto 4, Milan in vantaggio. Una gran palla di Tuccieri Cimini, un bel cross e un bel assist di Grimshaw, finalmente si è sbloccata Giacinti, adesso prevedo una gara ancora più bella. Attenzione perché sbaglia qui il difensore Marrone, allora Giacinti tutta sola, Valentina Giacinti, il mancino, il palo clamoroso del Milan. Grimshaw per Daoui, arriva il raddoppio del Milan, il terzo gol in campionato in tre giornate per Natasha Daoui e arriva anche l'abbraccio per Grimshaw. Un assist bellissimo e questa giocatrice, la Daoui, mi ha impressionato per il modo in cui riesce a tenere sempre lontane le avversarie. Rilancia immediatamente per Valentina Giacinti, il buco del Bari, ancora un cost to cost di Valentina Giacinti che va tutta sola davanti al portiere, arriva la conclusione ancora una volta fuori, questa volta profumo di gol solamente per il Milan. Pallone a centro area allontanato da Marrone, raccolto da Claudia Mari che raccoglie e manda un bacino alla traversa e che bel bacio, quasi gol, una grande conclusione da parte del numero 88. 5 passi indietro per Laura Gard che guarda il pallone, sussurra qualcosa e gli dice là, dove però arriva il gol di fuorigioco. Attenzione, Claudia Mauri di prima sulla sinistra, altro uno contro uno che deve giocare il nostro capitano, molto veloce, altrettanto veloce però il difensore, va via Valentina Giacinti, punta forte il portiere avversario, va giù, calcio di rigore per il Milan, che galoppata di Valentina Giacinti. Valentina Giacinti si fa neutralizzare il calcio di rigore da Miglioia. Sì, peccato, un rigore non calciato benissimo, diciamo. Attenzione al traversone di Bergamaschi per Giacinti, la traversa di Valentina che schiaccia fin troppo bene questo pallone, forse ancora una volta smanacciato da Miglioia. Attenzione Valentina Giacinti e questa volta arriva il gol e la doppietta di Valentina Giacinti che danza sulla linea del fuorigioco e con il destro questa volta riesce a perforare Paola Miglioia. Questo secondo me è un gol importante anche dal punto di vista psicologico, perché quando sbagli un calcio di rigore comunque non è mai facile poi reagire. Traversone sul secondo palo, attenzione all'uscita di Maria Maia Korenchova e arriva il primo gol subito da parte del Milan in questo campionato. A farci male è il capitano Francesca Soro. Era una palla lenta però era lunga e non ha avuto modo di arrivarci, ormai si trova a metà strada, quindi è stato abbastanza facile per la giocatrice del Bari. Tale molto bene, palla aperta per Valentina Giacinti, ancora dietro lo stop di Francesca Vitale, la conclusione che viene contratta, poi Mauri calcia altissimo e questo è l'ultimo tiro di una partita che vede il Milan vincere per 3-1 nel campo centrale del Vismara. È tutto, allora un caloroso saluto da parte di Francesco Specchia e Roberta Antignozzi.